Travers. Qual buon vento. Indosso i vestiti d'assassino, ma non conosco il tuo volto. Mi chiamo Kenway. Devo dirti che il tuo rifugio è in pericolo. Sì, ho notato uomini sospetti qui attorno. Credo che lavorino per un templare, un certo Upton. Potresti eliminarli per me? Beh, se mi offri qualcosa, potrei anche. Per caso non sai niente di una chiave templare, vero? Di sicuro in mano agli uomini di Upton. E io so dove sono. Allora siamo d'accordo. Sono Upton Travers, capo del rifugio. Cosa? Ma Vance è... mio fratello, lavoriamo insieme. E non erano templari quelli che hai ucciso, erano i miei uomini. La colpa non è mia. Ordini di tuo fratello. Vuole forse il mio posto? Non lo so, amico. Cerco solo una chiave templare. Una che? Ti prego. Tu devi dirmi tutto quanto. E perché dovrei fidarmi? Ci vediamo al rifugio. E la capirai. Ah, va bene. Che l'amore abbia completamente rimbecillito mio fratello. Ah, parti dall'inizio, amico. Di recente abbiamo incontrato una donna formidabile. Jean Lang, una piratessa giunta dall'estremo oriente. Interessante. Lei e Vance sono ormai inseparabili. E perché mi ha detto che i tuoi uomini erano spie? Beh, per via del tesoro. Eh? Abbiamo una mappa, ma divisa in... Vieni. Mi vedrò con lui. Se userai discrezione, potrai sentire tu stesso.
Seguimi da lontano. Se ti vedono, sei la mia guardia del corpo. Ci sono molti ladri pronti a tutto. Vorrei avere anche solo metà della banda. Fratello, se posso chiamarti tale. Perché? Come vorresti chiamarmi? Estraneo, forse. Ormai non so più chi sei. Le voci che girano in città sono degne di te. Pare proprio che tu abbia intenzione di uccidermi. Afton, su! Non vorrai dare retta alle malelingue. Nassau è qui. La gente qui trasforma ogni storia in melodramma. È il dramma familiare che voglio evitare. Giusto, fratello. Nulla lega più della famiglia. Se vuoi affari. Chissà il cielo se non abbiamo abbastanza a fare in ballo tra noi. Hai ragione, quello è proprio vero. Che grossi affari. Sicuro nessuno di noi due vorrà mai rompere questo precario. Vero, vero. Ora dimmi, ce l'hai con te? Cosa? La metà della mappa, intendi? La mappa, certo. Che altro se no? La mappa del tesoro, intendi quella? Proprio quella. O la mia. La tua. Hans, sai che per me dobbiamo proteggere il tesoro con ogni cautela. Al contrario, quella mappa va usata. Con il tesoro sarà contenta. Allora faccio bene a tenerla. Anzi, non lo immagini proprio. Non ti immagini la vita lussuosa che ci aspetta quando lo troveremo. Io non credo che... Una tenuta, Travers, e piantagioni. Basta con il contrabbando. Basta trasportare quel carico. Basta i rischi. Perché non farlo? Ma va. Sei sicuro che è tutto come credi? Cosa vuoi dire? In aggiunta alla sua natura, non credo affatto che sia difficile. Sei geloso? Geloso? No! Sì! Mi preoccupo solo per te. Sopporti che lei abbia donato il suo cuore a me senza nemmeno degnarti di uno sguardo. Tu la detesti. Non la detesto, ma non mi piace. Ascoltami bene. La sposerò. Ti ucciderò se ti aiuto. E avrò la tua metà della mappa. Così il mondo saprà chi di noi due vale di più. Addio, fratello. Sistemerò tutto. Dammi tempo. Ancora? La lealtà ti rende debole, Hans. Può
Forse non sei abbastanza uomo da capire. Tesoro mio, è quasi fatta. Ho pagato un uomo. A breve la vita di Acton finirà e la mappa sarà nostra. Hai pagato un uomo? Nella vostra Bibbia Caino paga un uomo. No, Caino era un uomo. Vieni nel campo, disse ad Abel. E poi lo uccise. Non chiese ad un altro di brandire l'ascia al suo posto. Ma non aveva tanti testimoni come ne ha Nassau. Fidati, sta agendo ora. In questo momento. Nulla potrà salvarlo. Edward, sa che ti ho salvato la vita. Vance ha detto che mi ucciderà. Credevo fosse Lina. Nonostante le tue parole, speravo ancora di sbagliarmi. Sei al sicuro per ora. Ma forse allontanarti da Nassau potrebbe farti bene. Per Dio, amico, che ti è successo? Non posso andare avanti. Mio fratello, un traditore. Quella donna, un templare. Non ho famiglia, né una moglie. Perché dovrei vivere? Eh? Che mi uccidano! Non sai cosa stai dicendo, amico. Ti porterò al sicuro ora. Che senso ha? Il fatto è che voglio la chiave. E tu mi servi vivo. Hai delle informazioni, quindi ti voglio sobrio. Tu sei un vero amico. Vieni qui. Ti ammazza! Cosa c'è da guardare? E tu, laggiù, faccia di merda. Cosa hai detto di mia madre? Ho detto che è adorabile. Dentro e fuori. Ah, e tu come fai? Ma se lo sanno tutti. Ecco fatto, l'ho detto. E ora la pianti di Vai più dritto che puoi. Amici di Anthony. La Chiesa! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ehi, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Com'è che continua? Cerchiamo di muoverci, eh? Il Padre, il Figlio e dobbiamo andare. No, non è così. Che importanza ha? Ma no! Cosa importa? Niente nella vita importa! Dobbiamo andare! Muoviamoci! Ma chi sono queste donne? È il modo di corteggiare una signorina! Mi ricordano le muse o le furie? E chi lo sa? French Stout is come. Oh, no, Maria. No. Don't
ci sono le guardie qui. Vai via! A quelli non piacerà. Ho detto via! Devo pisciare. Ora va bene. Ora basta! Cosa? Perché non mi lasciano nemmeno pisciare da solo? Mettilo via! Sono un bambino! Non si può fare qui! Ti insegno io a pisciare! Non voglio fare il bambino, Edward. Va tutto bene, amico. Aiutami a non esserlo più. Deve solo passarti la speranza. Sei al sicuro qui? Non si è mai al sicuro. Ma ho degli amici qui. Tranquillo. Bene. Cosa penseranno adesso di me? Ho detto cose imbarazzanti. No, amico. Parlavi come un letterato. Il tradimento è pericoloso, giusto? Mio fratello sposa una contrada. Dove mi succederà mai? Ho questa paura per lui. Ti prego, devi salvarlo. Riprenditi ora. Ne riparliamo domattina. Sei un vero amico, Kenway. Ehi, stai decisamente meglio. Passata la sbornia, ho cominciato a capire. Jing ha rovinato mio fratello e deve morire. Ma anche Vance mi ha tradito. È un assassino. Pagherà il tradimento con la morte. In ogni caso, uno dei due ha la chiave templare. Tu sei troppo sconvolto. Lascia che ci pensi io. Ti dirò dove puoi trovarli. Tu te ne intendi. Jing Lang, in carne e ossa. Gli avevo detto di non fidarsi! Traditore! Ma io non farò la sua fine! Oh! I got you! Impossibile! La regina dei pirati, Jing Lang, uccisa da una falsa mappa! Sono stata arrogante. Davvero? Sì. Ho rubato quella vera. Le due metà. Ce l'ha mio marito. Tuo marito? Un uomo migliore di tutti loro.